Brexit: dal 2021 entra in vigore il sistema punti per lavorare nel Regno Unito. Stati Uniti: l'ingresso è consentito solo per chi viaggia per interesse nazionale. Ben ritrovati alla nuova puntata di Eka Italia News. In primo piano il tema Brexit. Come sappiamo, dal 1 gennaio 2021, con la fine della libera circolazione tra Regno Unito e Unione Europea, anche i cittadini comunitari, inclusi gli italiani, dovranno richiedere un permesso di lavoro. Per ottenere il visto come skilled workers sarà necessario possedere determinati requisiti validati da un sistema punti. In totale dovranno essere 70 e verranno attribuiti in base a specifici criteri, ad esempio dimostrando di aver ricevuto un'offerta di lavoro da parte di uno sponsor accreditato, dando prova dell'elevata qualifica dell'occupazione e poi ancora attestando di avere una conoscenza sufficiente della lingua inglese e garantendo di percepire un salario adeguato non inferiore a 25.600 sterline. Per i turisti e coloro che dovranno recarsi in Gran Bretagna per motivi di business, per un periodo che non superi 6 mesi, sarà necessario ottenere un'autorizzazione al viaggio preventiva simile all'ESTA. Mi invitiamo a consultare gli esperti di Eka Italia, il sito del governo britannico, per tutti gli ultimi aggiornamenti. E ora ci spostiamo negli Stati Uniti, perché alcuni viaggiatori provenienti dai paesi dell'area Schengen potrebbero nuovamente recarsi negli USA ottenendo un'eccezione per interesse nazionale al proclama presidenziale dell'11 marzo scorso, che ha sospeso gli ingressi fino a data da destinarsi. Tra le categorie passibili di esenzione rientrano ad esempio i richiedenti o titolari di un visto E o chi ha un visto per viaggi di breve durata, da cui possono derivare sostanziali benefici economici per gli Stati Uniti, come il personale tecnico specializzato per l'installazione, l'assistenza e la manutenzione di macchinari. Un'eccezione possibile anche per i manager, il cui lavoro è indispensabile alla continuità della società operante negli USA. Ricordiamo che la validità dell'eccezione è di 30 giorni dalla data di approvazione e vale per un solo ingresso negli Stati Uniti. La richiesta di eccezione di interesse nazionale va presentata al consolato statunitense competente, che potrebbe impiegare fino a 30 giorni per l'eventuale rilascio. In ogni caso, l'ultima parola spetta ai funzionari del US Customs and Border Protection nei punti di entrata, i quali potrebbero imporre una quarantena di 14 giorni. Essendo informazioni soggette a continui cambiamenti, vi invitiamo a consultare gli aggiornamenti sui siti ufficiali e a contattare gli esperti di Eka Italia. Con questa notizia è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci alla prossima edizione.